La stagione 2013-2014 è la terza di Antonio Conte alla guida della Juventus. La squadra viene da due scudetti consecutivi e ora cerca anche l'affermazione in campo europeo. L'anno prima il cammino della vecchia signora era stato abbastanza positivo, fermatosi sulle quarti di finale contro il Bayern Monaco. Ora, ai nastri di partenza, la Juve è tra le favorite alla vittoria finale della Champions. Il girone però si prospetta complesso, più che altro per la presenza del Real Madrid, ma anche per quella del Galatasaray, squadra insidiosa come terza fascia. A completare il girone c'è il più modesto Copenaghen, con 2 punti in altrettante partite. La Juventus è attesa dal durissimo doppio scontro con Real Madrid. In Spagna i bianconeri perdono 2-1 con una doppietta di Ronaldo, mentre a Torino il match finisce 2-2. A questo punto, a 2 giornate dalla fine del girone, la squadra di Conte ha solo 3 punti in classifica. Ma 2 vittorie, abbordabili in casa col Copenaghen e a Istanbul col Galatasaray, sarebbero sufficienti a regalare il passaggio del turno alla Juve. Una tripletta di Vidal vale il successo interno sui danesi, ma poi in Turchia arrivano i problemi. Al 10 dicembre 2013, giorno di Galatasaray-Juventus, la classifica recita Real 13, Juventus 6, Galatasaray e Copenaghen 4. Ai bianconeri basta 1 punto per qualificarsi, indipendentemente dal risultato dei danesi, considerando gli scontri diretti a sfavore. Una missione alla portata, se non fosse però per le condizioni climatiche che attendono la squadra di Conte. Sulla capitale turca si abbatte infatti una durissima tormenta di neve che costringe l'arbitro a bloccare il match, senza possibilità di tornare in campo. Dopo mezz'ora di gioco, le 2 squadre si arrendono e la gara viene sospesa e rinviata. 24 ore dopo, però, il match è pronto a ripartire, in condizioni climatiche pressoché identiche a quelle che avevano portato alla sospensione del match. Il match parte e la Juventus mostra un buon piglio, senza però riuscire a sfondare la difesa turca. A 5 minuti dalla fine della sfida, col traguardo ormai a 1 passo, Drogba spizza di testa un pallone per Sneijder, che raccoglie e fulmina Buffon. Una beffa atroce, arrivata da uno degli uomini più attesi, uno dei grandi nemici della Juventus in virtù del suo passato interista. Alla fine arriva il triplice fischio finale, che pone fine all'avventura europea della Juventus.